Ciao a tutti, Alessandro Gallo. A proposito dell'argomento di cui stiamo parlando, mi interessava sapere, visto la posizione che la JP Morgan prese a proposito delle costituzioni mediterranee eccessivamente antifasciste, che non permettevano ai governi di reprimere eventuali proteste, alla luce di questa situazione dell'Eurogenfo e della modifica dell'articolo 138 in atto, mi chiedevo se potessi argomentare queste due cose. Rispetto al discorso invece di ciò che sta avvenendo, ripeto sempre che nulla avviene per caso. Quindi abbiamo delle indicazioni che spesso arrivano da vere e proprie strutture bancarie, a volte Goldman Sachs, a volte JP Morgan, abbiamo dei colossi che in qualche modo si esprimono. E uno dice, ma perché delle banche, o meglio, dei gruppi finanziari come questi, in un qualche modo mettono il dito rispetto alle costituzioni, ovvero alle carte fondanti di paesi come la Grecia, come l'Italia, come altri? Perché? Che diritto hanno di intervenire recriminando sul contenuto di queste costituzioni, dicendo che in alcuni articoli erano comparsi termini sono troppo socialiste, sono troppo, in un qualche modo strumenti che non possono essere utilizzati per contrastare efficacemente movimenti di protesta, per contrastare efficacemente il dissenso che potrebbe venirsi a creare. E in paesi che sono democratici è normale che ci possano essere diverse posizioni, è anche normale che ci possano essere delle proteste laddove ci sono dei problemi, è normale che in Grecia ci siano persone che vanno in piazza, anche se il numero è sempre più limitato, quando trovate in rete che ci sono centinaia di migliaia di greci che manifestano, una popolazione intanto di 11 milioni di abitanti, e vi assicuro, ci sono tornata spesso quest'anno in Grecia anche per un film che uscirà all'inizio dell'anno, e quando le manifestazioni hanno 5-10 mila partecipanti hanno già un gran successo, perché si è fatta tavola rasa anche da questo punto di vista. In che modo? Non solo con le indicazioni che arrivano dai gruppi finanziari, non solo con veri e propri tentativi di modifica costituzionale, come avviene in Italia con l'articolo 138 della Costituzione, come avviene in Grecia, anche lì minando la struttura della carta costituzionale greca, ma ad esempio con strutture delle forze dell'ordine che rispondono, è brutto dirlo, però veramente, come forze di carattere mercenario, specie in un periodo di crisi dove devono portarsi a casa lo stipendio e dove sono disponibili a obbedire regolarmente, parola per parola, a ciò che gli viene imposto. Anche quando si tratta di sparare i lacrimogeni a 50 centimetri di distanza da pensionati, piuttosto che giovani studenti, piuttosto che... Bisogna farlo, perché se no queste persone non mangiano, e questo è il loro ragionamento. Spesso mi sento dire, ma è possibile che non si rendano conto che fanno parte anche loro del popolo, fanno parte anche loro dei cittadini? E in un momento grave come questo, devono sfamarsi in un qualche modo, devono portare a casa lo stipendio, devono salvare la propria famiglia e ubbidiscono agli ordini, anche quando si tratta di adottare delle misure repressive. Misure repressive che, detto per inciso, quando anche non fossero in un qualche modo rispettate dalle proprie forze dell'ordine, avrebbero già la soluzione. Una serie di paesi europei, non tutti per la precisione, però alcuni paesi europei, 6 con allargamento successivo a 8, hanno deciso di creare una forza che è una vera e propria gendarmeria europea con il Trattato di Felsen. Una forza di gendarmeria che ha poteri e possibilità di intervento che vanno in totale violazione di quelle che sono le carte costituzionali. Per realtà come l'Eurogenfo non esiste nemmeno più il concetto di costituzione, perché viene data la possibilità di arresto immediato, addirittura viene concessa, anche grazie a ciò che è stato lasciato fra le righe nel Trattato di Lisbona, la possibilità di torturare anche la persona che venisse arrestata in qualche modo, e anche senza processo immediato. Uno può essere arrestato e non sa nemmeno per qual è l'accusa, ma hanno facoltà di farlo. Ora, ad esempio, nel marzo dell'anno scorso,
quando sono andata in Grecia, diverse persone che avevano manifestato, anche di gruppi diversi, quindi non è che uno dice, beh, ma forse c'è una connotazione politica, no, no, schieramenti diversi, forze diverse, realtà diverse, età diverse, e mi dicevano, guarda che qui c'erano ufficiali con una mostrina blu, guarda che qui è venuta l'Eurogenfor a menarci, avevano i manganelli e alle manifestazioni sono venute a darcele di Santa Ragione. In quel periodo il sito dell'Eurogenfor era ancora uno strumento estremamente agile ed utilizzabile, perché ti permetteva anche di vedere, di seguire proprio sul sito quali erano tutte le missioni di addestramento, tant'è che anche nel libro poi nella guerra dell'Europa avevo riportato il link. Io ho chiesto di avere foto, di avere documenti, di avere qualcosa, perché mi sarebbe piaciuto appunto fare una denuncia, una azione molto forte da questo punto di vista, però i cittadini dicevano che noi eravamo impegnati a scansare le manganellate, non in altro, e non ho trovato nulla, quindi ho rigorosamente utilizzato il condizionale sui libri, parrebbe che. Però appunto allora era possibile valutare ciò che aveva fatto l'Eurogenfor in concomitanza con quelle date, e si scopre che il battaglione partito da Vicenza, a Vicenza non ci siamo fatti, come dire, mancare nulla, da una nuova base americana alla sede di questa gendarmeria europea, ebbene un battaglione parte da Vicenza e poi casualmente finisce su un'isola greca, transita per Atene e poi risale per andare a fare un'esercitazione negli Urali. E uno dice, ma in effetti anch'io che sono di Ferrara, se devo andare a Napoli passo per Milano. Che bisogno avevano se dovevano andarsi ad addestrare negli Urali di fare questo strano percorso che passava, transitava proprio per Atene e con la coincidenza delle date che mi hanno indicato? E quindi io questo l'ho riportato. Dopo questa azione di denuncia, piuttosto forte, che comunque era stata portata avanti, a fine dell'anno scorso hanno cambiato il sito dell'Eurogenfor. Se oggi ci andate su, trovate solo le grandi missioni, trovate interventi, macro interventi, ma non trovate più le indicazioni di tutti gli addestramenti che vengono fatti. E questo perché? Perché dietro la parola addestramento spesso può nascondersi un'attività comunque di carattere repressivo, giustificato con il mantenimento dell'ordine pubblico nei confronti di chi osa protestare o manifestare verso trattamenti di ingiustizia, verso una vera e propria oppressione messa in atto dal sistema a danno dei cittadini, di tutti oramai gli strati dei cittadini. Quindi chiaramente il giudizio che do è particolarmente severo e particolarmente negativo. Se ci sono altre domande, se no risponderei anche su ERA, visto che appunto l'esperienza per altro abbiamo avuto. Credo che a questo punto non ci resti altro che un intelligente, una volta tanto, e lotta armata. La violenza si risponde con la violenza, perché l'altra guancia, mi dispiace, mi fanno una faccia tanta. Ora, in realtà giro molto per l'Italia e questa è un'obiezione che appare sempre più spesso. In realtà una reazione violenta potrebbe essere anche quella di dire: io non accetto questo sistema, ma mi creo altri strumenti di governo del territorio con i miei cittadini, altri strumenti di contropotere sul territorio. Riesco a farlo, posso riuscire a farlo se voglio. Però è più facile dire sì ma siamo in pochi, sì ma poi cosa succede, sì ma se ce lo organizziamo, sì ma poi entrano i partiti, sì ma... Col simaismo non si va da nessuna parte. C'è qualcosa in vista in questo senso. Il 9 di dicembre. Oh. Però se mi permettete, rispetto al 9 di dicembre, che è comunque un'iniziativa alla quale sto puntando con attenzione, questo blocco dell'Italia a partire dal Veneto, ma blocco generale e poi ad oltranza, io invito di cuore gli organizzatori, perché la rete appunto la navigo e sto leggendo, a fare attenzione ad una cosa. L'esperienza greca da questo punto di vista è lampante. C'erano veramente manifestazioni, quando sono andata in Grecia la prima volta per scrivere questo libro, quasi 1 milione di greci su 11 milioni si erano trovati in piazza da te, una cosa mai vista. Alla manifestazione successiva hanno infiltrato degli elementi, di nuovo molto nutrita, che nessuno dei gruppi organizzatori, nessuno